Ciao a tutti ragazzi, da Bob Tartufo, per i videogiocatori appassionati di giochi di caccia e anche di pesca, sta per arrivare un periodo molto interessante. Per quanto riguarda la pesca, il nuovo gioco sviluppato dai creatori di The Hunter Call of the Wild si chiamerà Call of the Wild The Angler e ho già realizzato un piccolo video a riguardo che vi lascio in alto a destra ed in descrizione, vi invito a guardarlo se siete interessati. Per quanto riguarda la caccia, sono invece due i giochi in arrivo. Si tratta di Ultimate Hunting, gioco di caccia dalle grandi aspettative e che è stato annunciato più di un anno fa, ma di cui non abbiamo ancora il trailer ufficiale e la data di rilascio, e quindi ne parleremo sicuramente più avanti quando avremo delle notizie certe. L'argomento del video di oggi è invece un altro gioco di caccia che è stato annunciato poco tempo fa e di cui si ha già la data di rilascio ufficiale. Il gioco si chiama Way of the Hunter ed uscirà su PC e sulle console di ultima generazione il prossimo 16 agosto, quindi manca davvero poco. Per la compatibilità con console meno recenti non ho notizie certe al riguardo, ma vi terrò aggiornati. Ho creato una sezione apposita sul mio server Discord, quindi vi invito ad unirvi per rimanere sempre aggiornati, così come vi invito ad iscrivermi al mio canale qui su YouTube per non perdervi tutte le novità in arrivo. Il gioco potete già preacquistarlo al prezzo di 39,99 euro la versione base e con il preacquisto avrete delle skin e un muflone intagliato in legno per lo chalet, che immagino sia una sorta di loggia dei trofei. A 49,49 euro in sconto c'è invece la Elite Edition che vi darà in più rispetto alla versione base due mappe DLC grandi 64 km² con nuovi animali e nuove armi, ma non è chiaro se le avrete fin da subito oppure più in là nel tempo. Comunque il gioco è in italiano, ebbene sì, a differenza di Call of the Wild, e saranno presenti due riserve, una ambientata in America e più precisamente negli Stati Uniti nord-occidentali, ed una in Europa, in Transilvania, cioè in Romania. Queste due riserve saranno grandi più di 140 km², cioè saranno davvero immense, immagino circa 12 km per lato. Come paragone, pensate che quelle di Call of the Wild sono 64 km² e già sembrano infinite. Non vi leggo tutta la descrizione, ma mi ha colpito in particolare qui dove dice un elaborato sistema di trofei in grado di generare palchi e corna in base a fattori come salute ed età della preda. Veramente molto molto interessante. Non sono stati ancora rilasciati video di gameplay puro, ma dovrebbero arrivare a breve. Nel frattempo diamo un'occhiata alla presentazione delle due mappe e degli animali che ci saranno. Partiamo dalla mappa nordamericana, la grafica comunque mi sembra molto bella, e qui abbiamo il cervo mulo, il fagiano. Il tasso americano, animale inedito da cacciare per me. Il cervo coda bianca, di cui qui vediamo un'animazione. L'orso nero. Il wapiti. La volpe rossa. Il lupo grigio. La pecora delle montagne rocciose. La capra delle nevi. E poi i volatili. Ci sono l'oca di Ross. La moretta americana, chiamata anche moretta grigia minore, ed il germano reale, qui chiamato Wild Duck. Ed infine c'è l'alce che ovviamente non poteva mancare. Nella mappa europea non poteva mancare di certo il cervo rosso, con un modello veramente fatto bene, secondo me. La volpe rossa. Il muflone, il lupo grigio, il camoscio,
il tasso, qui vediamo una bella animazione di una volpe che cammina, il dino, mamma mia quanto è bello, la lepre europea o lepre comune, il capriolo, non poteva mancare anche lui, così come i cinghiali. Mentre l'oca selvatica sarà l'unico volatile sulla mappa. Ragazzi, un paio di considerazioni rapide. La grafica e l'ambientazione mi piacciono tantissimo, secondo me hanno fatto un ottimo lavoro in questo senso, penso che sarà bellissimo camminare in questi paesaggi. Ci sarà inoltre la possibilità di spostarsi rapidamente con un mezzo, come viene mostrato qui nel release trailer. La maggior parte dei modelli degli animali sono fatti bene o anche benissimo, alcuni invece non mi convincono appieno, come ad esempio la Mountain Goat che pare una capra un po' troppo palestrata, diciamo così, e soprattutto sono i movimenti degli animali, di alcuni in particolare, che talvolta sembrano un po' troppo meccanici, non so come dirlo, però lascio giudicare a voi e a proposito sono molto curioso di sapere cosa ne pensate di questo gioco e se pensate di acquistarlo il giorno che uscirà, oppure se volete prima vedere di cosa si tratta, magari guardando un po' di gameplay. Bene ragazzi, io vi invito ad iscrivervi al canale se volete rimanere sempre aggiornati su tutte le news relative ai nuovi giochi di caccia in arrivo e a lasciare un bel mi piace per supportare il mio lavoro, per me è molto importante. Noi ci vediamo nel prossimo video, un saluto a tutti da Bob Tartufo!